Ciao a tutti Colors, benvenuti in questo nuovo video. Buon mese del Pride a tutti quelli che si sentono appartenenti o vicini alla comunità LGBTQIA+, tra cui il sottoscritto, sebbene non condivida questo continuo fiorire di dizioni che vanno inevitabilmente a modificare una lingua sì incompleta sicuramente, ma che deve rimanere, a mio modesto parere, pronunciabile. Ho pensato a lungo su che video fare, nel senso che io più o meno ogni anno a giugno, quando riesco, sto cercando di fare un video per il mese del Pride, in quanto per varie incombenze, anche quest'anno, tanto per cambiare, non succede mai, non potrò presenziare al Pride più vicino alla mia città attuale, che vi ricordo che non dirò, quindi evitate di chiederla nei commenti. Ho pensato finché l'altro giorno non ho scritto su un gruppo Facebook a tematica, non nominerò nemmeno il gruppo, ovviamente non condividerò i video sul gruppo al costo di rimetterci in visual. Ho condiviso questo mio dubbio, a mio parere legittimo, nel momento in cui una persona su una chat di incontro, dove aveva dichiarato per iscritto di cercare una relazione, mi ha chiesto quale fosse il mio ruolo all'interno dei rapporti intimi tra uomini. Allora, partendo dal fatto che già era partito male con me, dovendogli chiedere la foto in privato, io non giudico alcun modo di vivere, però ci sono alcuni modi di vivere che non invidio e che non potrei concepire accanto a me in relazione. Uno di questi è il nascondersi. Non posso, non sono in grado psicologicamente di stare accanto ad una persona che si nasconde. Ma ancora di più mi ha infastidito la domanda sul mio ruolo intimo, al che un po' stizzito gli ho fatto capire che a mio parere aveva fatto una domanda inopportuna, e lui di rimando mi ha detto che occorre compatibilità. Allora, la domanda che io ho posto nel gruppo e che ho cancellato per le conseguenze susseguite suonava più o meno così: dopo quanto tempo voi iniziate a parlare di intimità in una frequentazione? Ve lo chiedo perché personalmente, sì, per quanto possa riconoscere l'importanza di una vita intima, soprattutto all'inizio di una relazione, quando ci si conosce anche fisicamente, devo però dire che mi dà fastidio che mi si chieda il mio ruolo intimo dopo due messaggi. Apro e chiudo parentesi, se vi sembra che io vi stia parlando come uno stupido, ricordatevi che siamo su YouTube, dove tipo il 70% delle parole inerenti a intimità, vita, fine vita, utilizzo di sostanze particolari e un sacco di altre cose non si possono dire. Chiudo parentesi. Stavo dicendo che appunto la mia domanda era soltanto capire se per tanti era così importante, ed ero io la pecora nera interessata all'interiorità della persona in primis, oppure era un comportamento diffuso. C'è stato chi ha compreso la mia domanda e mi ha dato il suo punto di vista. Io specifico di accettare anche punti di vista diversi, purché espressi con educazione e senza trascorsi di maleducazione, possibilmente. Se non che, tra le risposte ce n'è una di una persona sulla cinquantina circa, il quale aveva già una sorta di trascorso con me, in quanto mi aveva detto che non sarebbe mai uscito con una persona con disabilità solo in quanto tale. Io non sono uno strenuo difensore della categoria, in quanto sono il primo a dire che abbiamo
come persone disabili abbiamo i nostri caratteri esattamente come chi disabilità non ne ha. Però trovo alquanto escludente dire non uscire con una persona solo in quanto disabile. Puoi non uscire con una persona perché non ti attrae, puoi non uscire con una persona perché ha un carattere orrendo, puoi non uscire con una persona perché, per non essere in grado di prendertene cura, perché ci sta, ma non solo in quanto disabile. Perché se una persona mi dice che non esce con un'altra solo in quanto disabile, vuol dire che non gli va bene uno sulla sedia a rotelle, come non gli va bene uno che porta gli apparecchi acustici o cammina con le stampelle. Per loro è tutto un unico calderone. Non si considerano le persone, ma la loro prestanza. E quindi questa persona, tornando all'inizio, ha commentato il post dicendo che non solo era importante, più di quanto io credessi, ma che io ero una persona confusa. Perché all'inizio avevo detto che la domanda mi dava fastidio, poi che la sessualità mi interessava. E io ribadisco, la sessualità mi interessa. Però ciò non vuol dire che dopo due messaggi io mi permetto, ne voglio, che ci si permetta di chiedere a me qual è il mio ruolo nell'intimità. Anche perché non è che basta essere belli per finire a letto con me, belli ovviamente dal mio punto di vista. Quindi ho risposto a questa persona che aveva definito le sue come impressioni che a me sembravano giudizi e che non avrei accettato giudizi da qualcuno che già in passato mi aveva detto che non sarebbe uscito solo con una persona disabile in quanto tale. Ha iniziato a seminare zizzania anche tra gli altri commentatori, dicendogli lasciarmi perdere perché tanto io qualsiasi cosa mi si dica mi arrabbio. Anche gli altri commentatori gli sono andati dietro, hanno iniziato a darmi addosso cyberbullismo vero e proprio. E perché ho raccontato questa storia? Per farmi compatire? Per farmi dire poverino, assolutamente no, vi prego di non scrivere poverino, perché veramente elimino il commento. Qual è il motivo per il quale vi ho raccontato questa storia? Il motivo è che continuo a dire che il mese del Pride avrà senso, il coming out avrà senso, reclamare diritti avrà senso quando supereremo in primis le divisioni tra di noi. E non che un uomo di 50 anni chiama me bamboccio, che ne ho 31, soltanto perché a 50 anni non ha ancora argomenti di discussione validi. E bamboccio è soltanto l'insulto che posso ricordare a memoria, perché vi assicuro che non era l'unico. Non sono qui a piangermi addosso, non sono qui a chiedere, come ho detto prima, pietà né compassione, ma dall'umile postazione della mia cameretta. Io sono con chi è dalla parte dei diritti. Non mi importa se siete cisgender, transgender, gay, etero e qualsiasi altra identità di genere o orientamento sessuale che possa venirmi in mente, ma dobbiamo superare le divisioni tra di noi. Prima, forse, di correggere una lingua che a vostro parere è povera, sarebbe l'ora di correggere la divisione. La divisione, siamo frammentati, divisi in tanti gruppi effeminati contro presunti maschili. Uomini gay contro, non so, a volte anche donne lesbiche mi hanno detto. Persone trans non operate contro persone trans operate. Cosa speriamo di ottenere con questo? Abbiamo atteso quasi 50 anni per avere il contentino delle unioni civili, che comunque non si buttano via. Però
hanno voluto cambiare il nome a tutti i costi, ma di fatto è un matrimonio. Solo che è un'istituzione al momento riservata solo a persone dello stesso sesso. Io faccio parte di quella schiera di persone che richiede il matrimonio ugualitario, a prescindere che accanto a sé ci sia una persona o meno con la quale contrarlo. Sono di quella schiera di persone che non si sente un mondo a parte, ma parte del mondo. E lo dico come Riccardo, lo dico come uomo gay, lo dico come persona con disabilità. Non so se riuscirò a mettervi questo video per oggi che è lunedì, come al solito, però le incombenze del mio trasferimento si fanno sentire. Psicologicamente non sto neanche granché e mi dà molto fastidio non poter presenziare al Pride, ma volevo comunque dare questo mio piccolo e modesto contributo nella speranza di poterlo poi condividere con realtà LGBTQIA+ più accoglienti di quella che ho messo tra le righe senza nominare e che non vedrà condiviso il mio video. Se vi piacciono i miei contenuti, lasciate un commento, un like, iscrivetevi al canale. Attivate la campanella per non perdere i miei prossimi video. Cercherò di tornare ad essere costante. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao. Buon mese del Pride a tutti.